Torna la vittoria il Manfredonia nel posticipo della terza gara del campionato di Eccellenza. Gironia, battuto in casa ieri l'Unione Calcio, Bucceglie per 1-0 con il gol di Nino Morra nella ripresa. Ma vediamo l'altra lunga della gara: terzo minuto. Gli ospiti in avanti con Radiola in aria, ma si fa anticipare dalla difesa bianco-celeste ventesimo buona palla di Prota che dalla destra crossa al centro ma la difesa ospite libera con Andriano. al ventituesimo è il capitano del Manfredonia Trotta ad impegnare il portiere ospite Lullo ventottesimo e ancora Trotta tornato in campo dal primo minuto a mettere una buona palla al centro per Cicerelli che non riesce ad impattare la sfera nella ripresa al quarto minuto fallo su trotta da parte di un difensore del Buccelli e Ammonito Angriano sulla palla partipiglio che impegna il portiere Lullo e mette in angolo. Sul successivo calcio d'angolo è Colangione a non dare la giusta forza di testa alla palla. Ottavo minuto l'estremo difensore dell'Unione Calcio e si supera su trotta ma nulla può fare al tredicesimo su una conclusione chirurgica di Nino Morra che da 25 metri piazza la palla alla destra del portiere ospite. Lullo gol dell'1-0 gol partita per il Manfredo. Dopo l'inizio di ripresa da parte dell'Unione Calcio e Bicelli, dopo il gol si scuote la squadra ospite. L'Unione Calcio al 26esimo con la conclusione di Zinetti impegna Leuci invece un minuto dopo al 27esimo il tiro di Preziosa termina di poco sopra la traversa. Nell'ultimo dei sei minuti di recupero è Zinetti per gli ospiti a servire amoroso che lascia partire un diagonale che simile il palo della porta difesa da Leuci, Dopo non succede più nulla all'arbitro e il signore Michele dipinto di Bari fischia la fine del... Manfredonia 1-0 con questa vittoria, il Manfredonia sale a 7 punti in classifica alla testa di questa classifica del, del campionato di eccellenza Gironia insieme con il Corato. E domenica prossima si penitenziano ospiti dell'Atletico di Est con la gara che inizierà alle ore 14.30. Una partita ben giocata dei suoi ragazzi, soprattutto nel primo tempo. Il Manfred secondo me l'ha vinta perché ha segnato, perché ha fatto un gol e probabilmente anche un'altra azione molto pericolosa. Per questo l'avete festa? Sì, diciamo che l'obiettivo è fare gol e loro ci sono riusciti. Noi nonostante credo una buona prestazione per, per lunghi tratti credo che abbiamo mantenuto il pallone del gioco, soprattutto nel primo tempo. Eh, abbiamo, abbiamo dettati i ritmi, siamo stati parecchio nella metà campo avversaria, però purtroppo ci è mancato il gol, ci è mancato un po' di concretezza davanti. Rifarebbe tutte, tutte le scelte che ha fatto, visto, qualcuna. Perché nel finale, comunque, la squadra è stata molto più uh, un, po un po' confusionaria, però comunque era molto più pesante avanti. Ma io sono. Le, le scelte le rifarei perché credo che, che, comunque, anche il primo tempo siamo stati, siamo stati ben messi in campo. Siamo, uh, siamo, abbiamo costruito bene, siamo arrivati bene uh, ai 30 metri. E poi è normale che i cambi hanno. hanno eh, migliorato ulteriormente perché per chi entra dalla panchina e si fa trovare pronto come hanno fatto i vari zinetti balzano eh, lo stesso amoroso se nel finale hanno, hanno fatto bene quindi eh, bene chi è entrato dalla panchina purtroppo portiamo a casa zero punti nonostante eh, ripeto una prestazione fatta abbastanza bene due punti in tre partite le, le manca qualche punto mister eh... Probabilmente sì, per quello che abbiamo dimostrato in queste tre partite sotto l'aspetto del gioco e sotto l'aspetto della, eh, della personalità probabilmente qualche punticino ci manca, vuol dire che dovremo migliorare, e dovremo, eh, appunto migliorare questi, questi piccoli difetti che ci stanno costando eh, qualche punto in questa prima parte di stagione. Mister Ruffini, allora una partita di sofferenza perché comunque soprattutto nel primo tempo abbiamo visto un po' un però il Manfredonia ha difeso sempre senza affanni, con ordine e alla fine poi sul tacchino, ci sono sei azioni pericolose del Manfredonia e il gol che ha decretato la vittoria. No, sicuramente abbiamo incontrato un avversario organizzato, un avversario che ha una sua ossatura già da due o tre stagioni quindi un gioco ben congegnato, un gioco dove i giocatori sono già... Integrati e hanno metabolizzato tutte le, le giocate che il Mister gli chiede. Una squadra che, tra virgolette, temevamo, una squadra che rispettavamo più che altro. Abbiamo fatto un primo tempo eh, cercando di andare a prenderli alti, pur consapevoli che loro col palleggio potevano uscire, e così è stato tante volte. Hanno hanno trovato delle buone giocate, hanno avuto per lunghi tratti anche il possesso eh, palla, però non sono mai stati pericolosi perché noi comunque, ho detto, eh, cercavamo di chiudere le linee di passaggio per poi eh, cercare la profondità. Il secondo tempo invece siamo stati più aggressivi, abbiamo deciso di scavalcare la prima linea di pressione loro, perché erano molto aggressivi, ci venivano a prendere alti, eh, hanno chiuso il nostro play, i partipilo, e quindi, noi abbiamo trovato delle soluzioni alternative. Siamo arrivati alla conclusione, come hai detto, 4-5 volte. Abbiamo subito poco, ehm, abbiamo creato tanto. E in una delle nostre giocate, siamo riusciti a trovare il gol. E poi, con, i, con le unghie e con i denti, l'abbiamo portato fino, a, fino alla fine. un risultato importante, eh, anche se siamo solo alla terza giornata, però importante perché maturato contro una squadra forte, secondo me è una delle migliori del, del girone come gioco e come individualità. La squadra di Ruffini è quella dei primi 20 minuti della ripresa, mister, perché davvero avete fatto dei 20 minuti ad altissimo livello, con, con, finalizzati poi col gol. È, è quella la sua squadra, mister? Ma la, le mie squadre sono squadre tra virgolette camaleontiche, nel senso che il calcio è un gioco situazionale. Non puoi pensare, io faccio sempre un esempio col 3-7, non puoi giocare solo con le tue carte. Quindi, ci sono avversari da rispettare, da stimare, e tante volte magari li fai sfogare per poi colpirli eh, nel secondo tempo, invece, altre volte sono avversari che vanno da subito aggrediti e colpiti, e, e per poi conservare il risultato. Oggi è una partita dove bisognava attendere, studiare. Consapevoli che la parte non sarebbe stata mai chiusa perché comunque il Bisceglie è una squadra che non gioca. Una squadra che gioca sempre corto eh, tra le linee, fa giochi di posizione, quindi eh, era importante andare in vantaggio, chiudere le linee di passaggio e provare le partenze. Se avessimo avuto magari un trotta al 100% avremmo concretizzato un po' di più perché c'erano spazi per poter colpire però ha fatto una grande prestazione comunque lui così come Mora così come tutti gli altri e la squadra ha dimostrato di saper giocare sia di fioretto quando è il caso e anche di, di saper combattere e giocare di sciabola quando è necessario e questo è fondamentale soprattutto in un campionato duro come questo dell'Eccellenza Pugliese mister 7 punti in tre partite con una squadra evidentemente in crescita, che si sta conoscendo e che di settimana in settimana migliora, erano questi i suoi programmi o sta andando meglio di quanto aveva programmato? No, ringraziando di a Dio ho sempre raggiunto dei risultati. È normale che questa è una squadra eh, che all'inizio la società mi ha dato degli obiettivi, che sono quelli di ben figurare, di fare un campionato tranquillo, un campionato di preparazione magari al prossimo dove... E provare a vincere però eh, le mie squadre sono squadre che provano a, a vincere sempre quindi è normale che poi dopo troverai l'avversario forte che dimostrerà sul campo di esserti superiore e lì come si dice facciamo i complimenti e andiamo via però finché abbiamo forza finché abbiamo eh, voglia finché abbiamo le, la, la qualità per poter affrontare gli avversari e penso che noi ho detto all'inizio con 10 delle 13 squadre ce la possiamo giocare tranquillamente alla pari è normale poi ci sono quelle 2 tre squadre e una l'abbiamo già anzi due già le abbiamo incontrate sono e Bisceglie è Normale che se noi riusciamo a fare le partite con le squadre come noi, che io considero eh, uguali a noi, sia come budget che come eh, sulla carta come importanza di, individuale, e poi riusciamo a fare la partita tra contro Barletta, Corato, Bisceglie e Mola, e, e, è audace Barletta. È normale che poi dopo allora parliamo di altro, però è tutto superfluo perché io guardo di giornata in giornata, di partita in partita. E quindi per adesso va bene così. Adesso si pensa prima a giovedì alla Coppa e poi domenica al Vieste.